Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Buongiorno. Ciao Marco. Una buona giornata digitale a tutti. Oh, allora apriamo ufficialmente il nostro pronto soccorso digitale. Anche oggi ci aiuterà a risolvere tutti i nostri problemi che sono legati appunto al mondo digitale. Sappiamo, per lavoro, per passione, comunque ci rubano gran parte del tempo delle nostre giornate. Allora, cosa potete fare? Se avete qualche dubbio, qualche domanda da porre al nostro prof, potete scrivere a unamattinainfamiglia@rai.it oppure su Facebook o su Twitter. Yes! Marco, ormai si dice che il mondo viaggia online, ma siamo sicuri che si possa fare davvero tutto? Beh, ci si prova. Anche la pubblica amministrazione, tutto il mondo del pubblico ci provano e piano piano ce la faranno, bisogna dare il tempo al tempo. E per esempio una delle novità in arrivo, che in realtà c'è già ma si sta espandendo sempre di più, è quella del processo tributario telematico, che è previsto dal decreto legge del 98-2011 ed inizia piano piano ad essere esteso sempre di più su tutto il territorio nazionale. In sostanza è il sistema informativo della giustizia tributaria, ricordiamoci, perché è legato soprattutto al mondo tributario, no? Che permette di depositare in modo telematico, cioè digitale, gli atti e i documenti processuali, e ovviamente quelli già notificati alla controparte attraverso il portale dedicato, che è giustiziatributaria.gov.it. Ecco qua. E nel nostro sportello digitale di questa puntata parliamo di un'applicazione straordinariamente utile. Ma guarda, sempre dello stesso filone, no? Siccome i servizi devono sempre essere più efficienti e ce la dobbiamo fare, perché il digitale aiuta per esempio a non fare le code. No, quando tu sei in coda, dici sono in coda, aspetto, ma pensa se ci fosse un'applicazione, che c'è, e ce ne sono anche tante, che che si occupa proprio di questo. Infatti, ad esempio, il governo peraltro ha proprio approvato lo scorso 4 ottobre il decreto, nel decreto crescita, proprio una serie di cambiamenti di questo tipo. Ed esempio, per non fare la fila, c'è un'applicazione che si può cercare tranquillamente online come Elimina Code, non è l'unica, ce ne sono anche altre, che in sostanza cosa fa? Questa si chiama Curami, è una di quelle più utilizzate, ma ovviamente l'esercente o comunque il servizio la deve adottare, no? Se no non funziona, e ti permette di quando arrivi di prenotare il tuo posto, dopodiché puoi andare tranquillo a berti il caffè. Quindi non prendo più il numeretto, le ore, sono lì in fila, magari con un libro, un giornale, la fila è lunghissima. Hai la bella applicazione, vai al bar, ti bevi un caffè bello tranquillo e passa la paura. E quando è il tuo momento, ti avvisa, vai a fare un coda e tocca a te. Bene. E quando si parla di bufale sul web, si fa spesso leva proprio sulla simpatia degli animali, no? E anche stavolta, dobbiamo dire che ci siamo imbattuti in qualche animaletto. Un bel ragno, un ragno, vi ho già solo la parola ragno a fa accapponare la pelle, no? Perché il ragno per molti è una cosa, no? C'è l'arachnofobia, io sono uno di quelli. E forse anche io. Anche tu, sì. Tutti dai, in fondo, no? Chi è che per il ragno dice, un ragnetto che accarezzo. Non è proprio piacevole. Comune, voglio dire, poi ci mancherebbe. Allora, quella che gira ancora, altra bufala zombie che ritorna sempre, corso, ricorso, dice che sostanzialmente è morto un anziano, in questo caso nel Cagliaritano, quella che è più recente, perché è stato morso dal ragno violino. E il ragno violino. Ma innanzitutto esiste il ragno violino? Allora, esiste questo ragno violino, però qui viene raccontato come terribile, che arriva dagli Stati Uniti, perché sai, ci si immaginano gli Stati Uniti sempre grande, no? Per cui dagli Stati Uniti nelle stive delle navi, ed è spuntato dalle navi da carico e ora è nelle case degli italiani. Ed è pericolosissimo. In realtà il ragno violino è dappertutto, nei centri urbani, il ragno violino ce l'abbiamo ovunque. Cioè quei ragnetti che troviamo anche per casa ogni tanto? Ovunque. Va bene, e rimaniamo in tema di animali, diciamo, con una sorpresa molto utile proprio per tutti i nostri cari amici a quattro stampe. E poi gli animali, no? Uno dice, che c'hanno di digitale? Sono così carini. Invece il digitale può essere di aiuto agli animali. Allora, ho trovato questo video molto carino, dove si vedono tutta una serie di possibili utilizzi, vedete qua, del digitale. Allora, per esempio, c'è una copertina anti-investimento, che è quella che vediamo qui, che sostanzialmente è una specie
specie di grande display che quando il cane va in giro ha una scritta con scritto sono un cane, non investitemi, o qualunque cosa che attragga l'attenzione, in modo che l'automobile dice oddio guarda c'è un cane con un display, fermiamoci. In effetti attrae l'attenzione, non ci sono dubbi, perché altrimenti non si vedrebbe il cane. Non si vedrebbe, no. E poi ci sono altre tecnologie digitali tipo non so il GPS, che sarebbe il Global Positioning System, sì, che è quell'acronimo, cioè ovvero un sistema di localizzazione satellitare. Lo mettiamo nel collarino del cane, ovviamente, e sostanzialmente eccolo qua, eccolo qui, vedete, un po' illuminato, sappiamo dove si trova il cane. Questo lo trovo molto utile. Capito? Dov'è il mio cane? Fa vedere, apri qua, tac, eccolo lì, quello è il mio cane. No, perché a volte si perdono anche si perdono i cani, così scappano. Basta i cartelli con scritto non proprio il cane, eccetera. E poi ci sono anche altre tecnologie per dar da mangiare agli animali a distanza, per dare, mandare il bacino, mua, mua, e di là cioè, arriva pure il rumorino del bacino del padrone. Ad esempio, pensavo vedete, del padrone, anche perché no, qui c'è la ciotolina automatica dove in sostanza tu dici ma dai, cioè, gli diamo da mangiare, dai, premi e esce fuori il cibo per il tuo cane. E per magia il cane mangia. Sì, se si blocca il telefono è finita, il cane poverino resterà a digiuno finché non torna mangia. Il padrone. Però vabbè, 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 però aiuta, dai, aiuta. Guarda aiuta, che carini, sì, questi poi cani, è molto utile il collarino GPS. Quello anche. Marco, beh, tu e il tuo alter ego? Oh, è vero, da un po' che non lo sentiamo. Avete combinato in questi giorni, non so. Oh, sì, no, io ogni tanto proviamo a collegarci, vediamo cosa sta facendo. C'è? Perché questa è la parte. Sarà? Ma speriamo, vediamo, magari chissà cosa sta facendo. Un bel dì vedremo, un bel dì vedremo. Marco, sei stonato come un antifurto, ti prendono come antifurto a lavorare. Dai. È vero. È vero, è vero, è vero. Ma il digitale ti viene in aiuto, caro. Ho trovato un'app per il computer che fa miracoli. Praticamente ti prende la voce e la modifica. Si chiama Melodyne. In pratica, eccola qui, vedi, come vedi qui dietro, riesci a modificare il tono della voce, a intonarla premendo, guarda, qua. E poi adesso ti faccio vedere, guarda, un po' qui, un pochino anche qua. Guarda, pronto? Ascolta, Vai. Sì. Hai visto? Ma è una fregatura, si vede lontano un chilometro. E a ballare invece come te allora, la cavi, con caro? Il rock me la cavo bene. Però con quelli più classici, insomma, come dire, liscio, tango, mica tanto. Però a furia di guardare video su YouTube, a scaricare applicazioni per imparare a ballare, ho imparato ad esempio qualcosina di tango. Guarda, questo è l'altro giorno grazie all'applicazione. Guarda, sei pronto? Guarda che casche! Attenzione a non cascare perché è un pericolo. Ciao Marco, grazie per il collegamento. Buona giornata! Grazie anche a te. Bene! Riprendiamoci, ritorniamo seri. Che casche. E leggiamo la mail di Carla che ci scrive: ricevo in continuazione telefonate da gestori telefonici di diversa natura. C'è modo di bloccarli o di tutelarsi legalmente? Non è l'unica, la Carla. Allora, tutti noi purtroppo siamo bersagliati. Certo, ci sono vari modi ovviamente per chiedere di rimuovere i propri dati, no? Grazie alla legge sulla privacy che in Italia funziona molto. Ma se vogliamo proteggerti digitalmente, possiamo utilizzare, la volta scorsa avevamo parlato di True Caller, sì, che è sostanzialmente questa applicazione che permetteva di fare una serie di cose, tra cui bloccare i numeri considerati spam. E quindi installandola lei riconosce quali sono i numeri dei call center perché qualcun altro li ha segnalati come tali e di conseguenza evita che tu venga martellato. Ecco, buona cosa. Qual è il social più amato? Perché le notizie, lo sappiamo, prediligono comunque i social media. Guarda, il tema più che oltre a essere, ce ne sono tanti quelli amati, ma ce n'è uno in particolare che è utilizzato tantissimo come canale di informazione ed è incredibile che sia WhatsApp, perché uno dice ma come? WhatsApp non è certo un posto dove si trovano le notizie, e invece in questo caso sì, secondo una ricerca, un report del Reuters, si chiama Reuters Institute, sostanzialmente una persona su quattro in generale pensa che i social facciano un buon lavoro, no? Nel separare i fatti dalle bufale, ma la fiducia nei media tradizionali ovviamente è più alta perché ci sono i professionisti,
perché ci sono i giornalisti, mentre su WhatsApp, pensate che sono in molti che si informano, ti dici ma come fanno a informarsi? Perché ognuno di noi è involontariamente un ritrasmettitore di notizie sbagliate, false, bufale, eccetera, e le persone vengono a contatto con queste cose, quindi attenzione prima di condividere qualunque cosa. Verificate prima la fonte! E anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro pronto soccorso digitale, appuntamento con Marco Camisani Calzolai la prossima settimana, ma se volete cercarlo su Facebook è lì sempre con il suo vero nome, Marco Camisani Calzolari, l'originale, grazie. Yes. Ciao. Ciao, grazie.